Non si placano le polemiche in Abruzzo in merito al calendario venatorio dopo l'ordinanza del TAR che aveva accolto in parte il ricorso presentato dal WWF. In seguito al pronunciamento del Tribunale amministrativo, gli uffici della regione avevano pubblicato sul sito istituzionale un avviso che comunicava ai cacciatori che la riapertura della caccia era stata rinviata al 2 di ottobre, domani. Situazione che ha mandato su tutte le furie il mondo venatorio, in primis Federcaccia e Enalcaccia, che hanno annunciato di voler percorrere la strada della class action contro la regione per rimborsare i cacciatori. È l'ultima regione d'Italia, è quella che negli ultimi 4-5 anni ha avuto il peggiore calendario d'Italia e quindi stiamo conservando questo fatto. Non devo né assolvere né condannare nessuno dei politici, ognuno ha la propria idea, ognuno porta avanti le proprie idee, ma che un'amministrazione debba continuare a subire quelle che sono le aspettative, le voglie, i desiderata di un ufficio caccia regionale, questo noi riteniamo che è assurdo ed è contro ogni logica a favore del popolo. Voi avete già annunciato che chiederete il risarcimento per i danni che avete avuto. Certamente, perché quest'anno non solo non si è fatta la preapertura, che è qualcosa che va concesso a determinati requisiti, ma non si è fatta neanche l'apertura generale. E non solo questo, non è che non si è aperta il 15 di settembre, non si è aperta neanche la caccia il giorno dell'uscita della sentenza del TAR, che ha intimato che la caccia il 15 di settembre doveva essere aperta. Questo ufficio caccia regionale ha fatto in modo che neanche nei 4 giorni consentiti del 26, 28, 29 e 30 si potesse andare a caccia in Abruzzo, oltre a tutti gli altri danni che stanno uscendo in questi giorni. Oltre a questa situazione c'è un problema anche nella provincia di Chieti. Un problema gravissimo. Oggi ci ritroviamo con un territorio non definibile, non determinabile. Domani i cacciatori usciranno e la regione ha scritto ieri, ha detto, vabbè, distribuite le piantine di come sono fatte le zone di cattura, i cacciatori con la piantina vanno a caccia. Io vorrei che si capisca come fa un cacciatore, un cittadino italiano a determinare su una collina, su un territorio nudo e crudo, dove passa un confine se non ci sono le tabelle. Oltre al fatto che non è un mio desiderio, è dovuto per legge, tutte le zone vietate alla caccia vanno tabellate. Questo è l'ufficio caccia regionale che gliene infischia, non gliene importa niente.